Duplice omicidio di Cisone, la casa dell'orrore, l'arrivo dei carabinieri del RIS. A Colle Umberto si è temuto il peggio questa mattina per la telefonata di un cinquantenne, è stata la mia compagna. Elezioni politiche domani, urne aperte dalle 7 alle 23, 650.000 carabinieri chiamati al voto. Viaggio tra gli oggetti della grande guerra, le manette dei carabinieri del RIS. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca da Treviso e provincia. In apertura ci occupiamo ovviamente del duplice delitto di Cisone di Valmarino, un duplice omicidio che al momento rimane privo di un movente. Oggi al lavoro i carabinieri del RIS a caccia di dettagli, a caccia di tracce che possano permettere di trovare un nome ed un volto all'assassino o agli assassini della coppia. Sono passati 3 giorni da quel maledetto giovedì mattina quando Loris e Anna Maria sono stati trovati massacrati nel giardino della loro abitazione a Borgo Rolle. È da questa mattina che qui nella casa delle due vittime sono all'opera i carabinieri del RIS, stanno setacciando palmo su palmo il giardino e l'abitazione in cerca di indizi. Cercano prove, orme, impronte per far luce su quello che per ora continua ad essere un giallo vero e proprio. Accertamenti che molto probabilmente continueranno anche domani. Gli esperti, arrivati intorno alle 11 di mattina prima, si sono diretti in giardino dove sono stati trovati massacrati coniugi, 69 e 72 anni. Poi nel pomeriggio sono entrati nell'abitazione. Indagini serrate per dare un volto e un nome agli assassini o all'assassino. L'ipotesi formulata all'inizio di una tentata rapina finita male sembra essere sempre più lontana, ma per il momento ancora nulla viene escluso. Si indaga a 360 gradi. In queste ore nella caserma dei carabinieri amici e conoscenti della coppia. Potrebbe aprirsi un nuovo fronte, quello di un delitto feroce compiuto per motivi economici. Si indaga anche fra i familiari. Le vittime conoscevano il loro aggressore? Domande che devono trovare al più presto una risposta. I residenti sono impietriti dalla paura. Perché mi sciocco? Che cosa che gli abbia fatto, cosa non abbia fatto, perché gli portavano dove qua, no? È stato così che io sbagliavi, cosa hai fatto? Intanto per lunedì pomeriggio è prevista l'autopsia sul corpo di due coniugi, esame che molto probabilmente darà risposte importanti sul fronte delle indagini. La certezza è che il duplice omicidio è stato commesso con violenza inaudita. L'assassino si è accanito su due anziani indifesi per poi non portare via nulla dalla casa, almeno questo fino ad ora. La casa soqquadro, perché? Intanto nelle prossime ore sarà ascoltato anche il figlio che dovrebbe arrivare a momenti dalla Germania. A Colle Umberto ha fatto temere il peggio questa mattina la telefonata di un cinquantenne al 112, ha detto: ho picchiato, ho pestato la mia compagna. Al culmine di una lite ha picchiato la compagna, poi ha chiamato i carabinieri raccontando cosa aveva fatto e chiedendo di inviare a casa un'ambulanza. Il grave episodio di violenza domestica questa mattina, poco dopo le 9, a Colle Umberto, nel Vittoriese, dove una coppia di cinquantenni italiani, conviventi e genitori di due bambini, che fortunatamente al momento dei fatti erano a scuola, ha iniziato a discutere per motivi banali. La lite è degenerata e dagli insulti si è passati ai fatti. L'uomo ha alzato le mani contro la compagna, lasciandola a terra dolorante. È stato lui stesso poi a comporre il 112 spiegando al carabiniere all'altro capo del telefono di aver malmenato la convivente. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 insieme a una pattuglia dell'arma. La donna, che non ha mai perso i sensi, è stata trasportata in ospedale a Vittorio Veneto e tenuta in osservazione, quindi dimessa a metà giornata con una prognosi di pochi giorni. Il compagno è stato tuttavia denunciato per lesioni aggravate dal vincolo di convivenza. Su sollecitazione dei carabinieri, la procura ne ha disposto in mattinata l'allontanamento urgente dalla casa familiare, provvedimento a cui seguirà ora una richiesta di misura nei suoi confronti al GIP. Si gioca in 16 ore la partita per il Parlamento, 650.000 ovviamente i trevigiani chiamati al voto per il rinnovo appunto delle due Camere. Per alcuni una campagna elettorale flash, per altri infinita. Ora la fatidica data del 4 marzo è arrivata. Urne aperte domani, domenica, dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Parlamento. Sono 664.231 nella marca gli aventi diritto al voto, che potranno esprimersi in queste consultazioni politiche per eleggere deputati e senatori, recandosi negli 820 seggi in allestimento dal pomeriggio di oggi. Riceveranno la scheda rosa per la Camera tutti gli elettori, mentre quella gialla per il Senato sarà consegnata solo ai maggiori di 25 anni.
5 anni. Si vota per la prima volta con la nuova legge elettorale. Il voto su ognuna delle due schede potrà essere espresso sul simbolo di partito o sul nome del candidato. Non è però consentito il voto disgiunto, pena l'annullamento della scheda. Insieme al nuovo sistema per due terzi proporzionale e per un terzo maggioritario è prevista anche la novità del cosiddetto tagliando antifrode, un ulteriore foglietto con un codice numerico che andrà verificato alla consegna della scheda al presidente di seggio da parte dell'elettore, così da accertare che sia la stessa che il cittadino ha ricevuto pochi minuti prima ed evitare quindi manipolazioni e condizionamenti. Si voterà nella sola giornata di domenica. Per votare sarà sufficiente presentarsi al proprio seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o completata può chiederne una nuova all'ufficio elettorale del proprio comune, che rimarrà aperto fino alla chiusura delle urne, prevista per le 23. Incomincerà quindi lo spoglio delle schede. Scuole chiuse a questo scopo sia lunedì che martedì. Maxi furto a Merlengo, caccia grossa per i banditi. Sono passati di qua, sono entrati nel cancelletto della mia vicina, l'hanno aperto, sono saliti dalla grondaia, camminato sopra la tenda, da Venezia anche c'è lì, e saltati dentro il terrazzino. I ladri funamboli sono saliti per le grondaie, approfittando della breve assenza della padrona di casa, uscita per poche ore prima della cena. Almeno due malviventi che si sono introdotti nell'appartamento in via Santa Bartolomea, nella frazione di Merlengo. Una volta raggiunta la terrazza, hanno forato con un clavo la finestra di una cameretta. Hanno aperto la finestra con il foro, da lì sono entrati. Una volta all'interno hanno messo sotto sopra tutte le stanze, rovistando tra i cassetti in ogni angolo della casa, per cercare ori e contanti. Mi hanno portato via gioielli, la montare maggiore era in gioielli, poi mi hanno portato via dei profumi e soldi in contanti. 17.000 euro la montare del furto, ma la rabbia e lo sconforto per la signora Miriam non è tanto per il valore economico del furto subito, tanto per il valore sentimentale legato ad alcuni monili in oro. Ce n'era uno in maniera particolare a cui tenevo ed era una fede, un trilogy che mio padre ha regalato a mia madre il giorno che sono nata io. Merlengo preso di mira, insomma, sì. Da bande di ladroni. Un'altra via visitata, via Tiepolo qui vicino, e poi altre case, insomma, la stessa sera o nel giro di pochi giorni. Proprio l'appartamento che da tempo hanno preso di mira la zona di Merlengo. Anche per questo l'ennesima vittima di questi raid predatori si sente in diritto di lanciare un avvertimento. Allora, quello che vorrei dire ai vicini di casa oppure alla gente del paese o zone limitrofe, chiudetevi in casa, non lasciate niente di aperto, perché per loro basta una fessura ed entrano. E poi guardatevi attorno, se vedete gente sospetta, movimenti strani, chiamati i carabinieri. Continua il nostro viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra. Questa sera scopriamo assieme come funzionano le manette dei carabinieri del re. Vista così sembra la catena per chiudere una bicicletta o al massimo il collare per portare a spasso il cane. Invece questo oggetto ha una storia ben più lunga e soprattutto dolorosa legata alle diserzioni della Grande Guerra. Queste sono le manette che usavano i carabinieri reali, diciamo, perché quando dovevano catturare qualche prigioniero, poi avvolgevano i due pollici dentro in queste manette con gli occhi e poi ci mettevano anche un lucchetto che facevano il giro attorno ai pollici. E a guardare bene queste manette in dotazione ai carabinieri del re, questo ferro intrecciato in maglia strette che formano una catena con due occhielli, difficilmente ci fanno pensare alle manette cromate a scatole dei tanti telefilm americani o ai veri e propri ferri con polsi bloccati da barre abitate su tondini piegati a V. Ma è la praticità della guerra ad aver inventato questi strumenti di poco ingombro, ma di estrema praticità per rendere inoffensivi non tanto i prigionieri di guerra nemici, ma i nostri prigionieri. Servivano per portare via qualche soldato che aveva commesso qualcosa di grosso, specialmente se era un disertore. Che così le trovate? La trovate sotto la tofana, sempre al campetto, diciamo, ex campetto militare di Vervey. Chissà quanti forse saranno stretto queste manette dei carabinieri del re e soprattutto se saranno rimaste lì tra le montagne mute testimoni dell'ultima fucilazione. Se le hanno usate, molto probabilmente i disertori venivano fucilati, c'è poco da fare. Era questo l'ultimo servizio da Treviso e provincia. Grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente.